Momento istituzionale ma anche di grande festa per gli Shark Trapani che sono stati ricevuti a Palazzo Dalì da Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale per celebrare la promozione in Serie A, quel massimo campionato italiano di basket maschile dal quale i colori granata mancavano dal maggio del 1992. Discorsi istituzionali, conferma di altri grandi obiettivi da parte di Patron Antonini ed autorità che non riescono a nascondere la grande passione verso questo sport. L'assessore Emanuele Barbaro, che ha seguito la squadra anche a Bologna, ad esempio, dovrà tingersi i capelli di colore granata. Scommesse e promesse nello sport si mantengono molto più che in politica. Sì, dobbiamo fare i capelli granata perché la scorsa estate, nel momento in cui vi era il caos più totale, abbiamo deciso di prendere questo impegno. In caso di promozione ci facciamo i capelli granata, sì, e quindi dobbiamo onorare questa scommessa. È una giornata bella oggi qui in comune, a parte gli scherzi, perché la squadra ormai è totalmente integrata con la città, è un tutt'uno. La promozione in Serie 1 è qualcosa di straordinario che andava celebrata. Noi ci siamo permessi di dare una coppa e una bandiera della nostra città che vogliamo che il club porti ovunque esso vada, perché è importante il connubio tra città e squadra. Ma questa è la casa dei trapanesi. Noi assieme a Lele Barbara, l'assessore, avevamo incontrato Valerio e la squadra già a settembre dello scorso anno, preparazione del campionato. Era dovuto questo gesto, che ha un valore simbolico non solo in termini di ringraziamento, ma fatto dentro la città, nel palazzo della città, nella sede di proprietà dei trapanesi, perché è un ringraziamento della città. Io e Valerio possiamo avere rapporti personali un altro paio di maniche, però la città è giusto che ringrazi questa squadra, che ringrazi questo presidente che non è trapanese, ma da oggi diventa trapanese perché ha dimostrato, se sorpresa, di essere forse più trapanese di qualcun altro, da un lato. Dall'altro è un messaggio di speranza anche alla città, non solo dal punto di vista sportivo. Si può fare, gli imprenditori possono venire, possono investire, possono ottenere risultati, si può ritornare in Serie A dopo 30 e passa anni. Questa città può ripartire come una città che si candida ad essere in Italia e in Europa una città di Serie A. Sinceramente ancora faccio fatica a crederci, e devo leggere ancora tutti i messaggi che mi hanno scritto veramente mezza città, ma anche tante persone che ho conosciuto in giro per tutta Italia. Ogni messaggio che leggo mi scende una lacrima per le belle parole che mi stanno arrivando, soprattutto per tanta gente che sa quanto ho sofferto e quanto ho sudato per arrivare qui. L'avrò già detto, ma ringrazio veramente tutti di nuovo, soprattutto la mia famiglia, mio fratello in maniera particolare, perché mi sono sempre stati vicini e non mi hanno mai mollato un secondo, anche nei momenti difficili che ho avuto quest'anno. Io sono 48 ore che non dormo, faccio difficoltà a prendere sonno perché credo che stavo metabolizzando l'importanza di questa vittoria. È una vittoria storica, una vittoria di quelle che segnano un po' anche la mia vita imprenditoriale, perché chiaramente quando si vincono questo tipo di manifestazioni di questo livello nazionale, eccetera, in un ambiente come quello della Fortitudo, sono ricordi ed emozioni che non dimenticheremo mai. E ringrazio il Comune di Trapani perché ci è stato vicino, come ho detto prima, sin dall'inizio, ci ha dato il sostegno che noi ci aspettavamo, l'ha fatto nella maniera più spontanea e più disponibile possibile, e credo che solo con l'unione di intenti tra noi e loro potremo anche l'anno prossimo toglierci grandi soddisfazioni.